che abbiamo fatto un minimo di esperienza, vogliamo, siamo sempre in R3, vogliamo passare la equazione di una retta. Allora, questa è l'equazione di una retta in forma parametrica, pi è un punto della retta, W è la direzione della retta, non la diamo più Q meno P perché la direzione della retta, basta che non sia nulla. E la vogliamo passare in forma cartesiana. Allora, che cosa succede? Allora, io devo prendere un piano di Y. Allora, questo piano sarà della forma AX più BX più CZ, deve fare P. Quindi A, B, C, scalare X, Y con Z, deve fare P. Ma questo deve valere, allora, se la retta deve stare sul piano, R contenuta in Y implica che A, B, C scalare P più T doppio deve fare sempre T. Ma noi già sappiamo che P è un punto in particolare, se metto T uguale a 0, A, B, C, scalare, P pure deve fare P. Se facciamo adesso la differenza, troviamo che A, B, C scalare W deve fare 0. Vabbè, ci sarebbe T, ma T la porto fuori, vale per ogni T, metto T uguale a 1. Stavolta però è più o meno lo stesso discorso che ho fatto prima, soltanto che l'ho fatto là, l'ho fatto al contrario, conoscevo A, B e C e volevo trovare W, quindi avevo detto W deve essere ortogonale ad ABC. La cosa si può vedere pure al contrario: se io ho la direzione della retta che stavolta è fissata è la direzione ABC del piano che deve essere ortogonale a quella della retta, ma non è che c'è un... non c'è, ridammi il quadernone. Allora, data una retta, la posto dal quadernone, non c'è un unico piano che la contenga, questo piano la contiene, questo piano la contiene, qualunque piano di qualunque foglio del quadernone la contiene. Quindi in realtà, per quale motivo? Perché i vettori ortogonali a W ce ne sono tanti. Ok? Allora io come faccio? Prima ne trovo uno, no? Quindi troviamo un vettore che soddisfa questo e poi ne trovo un altro. L'importante è che questi siano indipendenti. Allora, quale sarà la mia retta R? La mia retta R sarà data dall'insieme degli x, y, z, tali che A1x più B1y più C1z faccia D, messo a sistema con A2x più B2y più C2z deve fare due D. Per quale motivo? Beh, quando ci metto al posto di x, y e z le coordinate di p più t più doppio, quando ci metto le coordinate di p qua mi viene d, quando ci metto le coordinate di t più doppio qua mi viene 0, faccio la somma e mi viene d. Stesso discorso. Se i due vettori a1, b1, c1 e a2, b2, c2 sono indipendenti, cosa vuol dire? Vuol dire che i due piani
non sono lo stesso piano, perché ovviamente se i due piani coincidessero, l'intersezione sarebbe ancora un piano, non sarebbe là. Per trovare la costola del quadernone, io non devo fare, non devo tenere il quadernone chiuso che tutti i piani coincidono, devo avere due piani diversi che passino per la costola del quadernone, mi faccio l'intersezione e mi viene la rete. È chiaro? Adesso lo facciamo con i numeri. Prendiamo una retta in R3 in forma parametrica. Per esempio, prendiamo la retta R 1, meno 1, 2 più di volte 2, 0, 1 tale che T a partire da allora posso prendere un punto della retta, chi è P, un punto che appartenga alla retta è questo, questo è sicuro appartenente, come tutti uguali a 0, quindi posso prendere P uguale 1 meno 1, mi dite un altro punto che potrei prendere al posto di questo? 2 meno 2 4, no, non 2 meno 1, 2 meno 2 4, no. Se alla seconda ci sta meno 2, e la seconda non può venire meno 2, qua viene sempre meno 1. Quindi qual è un altro punto che può fare? 3, meno 1, la terza coordinata quando lo fa? 1. 3 meno 1, 1. Metto T uguale a 1, oppure in 3 meno 1, 1 va bene. Metto T uguale a 2, viene 5 meno 1, 0. E così via. Deve essere un punto della retta, che significa fissato una T, quello che ottenete, fate la, il prodotto là sotto. Ok. Adesso, questo chi era? Q doppio. Allora, chi può essere per esempio A1, P1, C1? Per esempio, può essere 1, 0. Allora, se ci metto 1, 0, quando vado a fare il prodotto scalare, quando viene? 2 più 0. Qua quando ci devo mettere? No, meno 1, 2, 2 più 0, meno 2, adesso sotto un altro, prendiamone un altro, A2, B2, C2, tipo S, 0, 1, 0, perché? 0 per 2 fa 0, 0 per 1 fa 0, 0 per meno 1 fa 0. E questo è un altro vettore ordinato. Adesso mi sapete dire quali sono i due piani che passano, quali sono due piani che passano per quella retta? Allora io dico che uno è x più 2z uguale, perché x più 2 è 0? Questo per x, più 0 per x, più 2 per z, il punto è qua deve essere uguale. No? Per 0 basta per l'origine. Io dico che deve essere uguale a 5. Perché è uguale a 5?
Se passa per la retta, deve passare per P. Se ci metto il P, quando mi viene? Al posto di X c'ho 1. Al posto Y non mi interessa perché qua non c'è. Al posto di Z c'ho 2. 1 più 2 per 2. 2 per 2 fa 4, più 1 fa 5, deve fare 5. Quindi X più 2Z deve fare 5. E allora, se avete capito, l'altra qual è? Y uguale a meno 1. Meno 1. E Y in P vale meno 1. Questi sono due piani che passano per la retta R. Allora, se abbiamo fatto bene, prendiamo questa è l'equazione. Quindi cosa abbiamo preso? Abbiamo preso una retta, costola del quadernone. Abbiamo preso due fogli del quadernone. I fogli ce li siamo scelti noi, perché ce ne sono infiniti di fogli del quadernone. Il quadernone è aperto a 360 gradi, quindi ci sono infiniti di fogli. Allora, se abbiamo fatto bene, se prendiamo questa equazione qua, questo sistema qua, e ritorniamo indietro, dobbiamo ritrovare la nostra retta R. Come si fa a tornare indietro? Allora, x uguale già a meno 1. Allora, qua posso scrivere x uguale 5 meno 2z, y uguale meno 1, z uguale 0. Cioè, cosa faccio? Mi ricavo due delle variabili in funzione della terza e la terza scrivo che è uguale a se stessa. Adesso, questa roba qui posso scriverla come x, y, z uguale 5 meno 1, 0 più z che moltiplica meno 2, 0. E qua lo dico. Vedete, qua i termini oggi sono 5 meno 1 è 0, 5 meno 1 è 0, e i termini con la z sono meno 2, 0 e 0, meno 2, 0, meno 2, 0, 0 e z, mentre in evidenza la z sono z per meno 2, 0. Mo che devo verificare? Devo verificare che questo vettore è proporzionale a questo, è proporzionale a questo. È proporzionale al doppio, no? Sì, sì. È l'opposto. Non esce sempre uguale, può uscire il doppio, può uscire la metà, può uscire l'opposto. Ma deve uscire proporzione, perché la direzione è fissata a meno di un coefficiente di proporzionalità. E questo vettore qua invece chi deve essere? Deve essere un punto della rete. Allora, meno 1 si trova perché la seconda coordinata è sempre meno 1. Per uscire 0, quando ci devo mettere al posto di t? 2, e 2 meno 2 fa 0. Ma se metto 2, qua mi viene 1 più 4, che faccio? È uscito il punto di partenza? No, c'è un altro punto della retta, ma chi se ne importa? Cioè, non è che quando andiamo a fare passare da da forma parametrica a forma cartesiana e viceversa troviamo perché ci sono dei gradi di arbitrarietà. Allora, io ho due piani, due fogli che mi danno come intersezione la costola del quadernone. Quando prendo la costola del quadernone e voglio due fogli che mi diano come intersezione la stessa cosa, io quello mica mi ricordo quali due fogli avevo usato prima, non c'è scritto nell'equazione parametrica, quindi quando vado a usare due fogli saranno due fogli diversi. Viceversa, quando passo al sistema cartesiano, qua non si ricorda che il punto di traslazione era questo. La direzione deve per forza trovare quella, a meno di un coefficiente di proporzionalità, ma il punto di partenza che prendevamo sulla retta, il vettore di traslazione, l'equazione del sistema cartesiano, mica se lo ricordo, non c'è sta scritto qua dentro. Quindi a seconda di come lo vado a risolvere, potrei ottenere questo punto come un altro punto. Chiaro? Quindi qua ci avete praticamente tutto il riassunto di come è fatta l'equazione di un piano
in forma cartesiana o in forma parametrica. Scusate, di una retta in forma cartesiana o in forma parametrica. In forma parametrica è un vettore di traslazione più un altro vettore per uno spazio. Per portarla in forma cartesiana ci dobbiamo trovare due direzioni ortogonali a questa, che mi rappresentano due possibili piani che contengono questo. Le due direzioni devono essere indipendenti. Per farli venire indipendenti cosa ho fatto? Ho fissato 1, 0 qua, ho fissato 0, 1 qua, il terzo coefficiente non lo so ricavare. Ma potevo fissare, che ne so, 1, 1, 1, meno 1. Potevo, basta che le due direzioni fossero sicuramente indipendenti. Cioè, dovevo fissare i due coefficienti in maniera tale che non fossero proporzionali. Il terzo lo ricavavo in ogni caso. Bene. Una volta fatto questo, ricavati A, B e C, allora, che cosa so? Non posso scrivere AX più BX più CZ uguale a 0, perché che ne so se il piano passa per l'origine? Il piano so che passa per P. Allora, cosa devo fare? Ci metto le coordinate di P, A per la prima coordinata di P, più B per la seconda coordinata di P, più C per la terza coordinata di P, e vedi il risultato, ce lo metto qua vicino. In questo caso qua viene 1 per 1, più 0 per meno 1, più 2 per 2 fa 5. Nel secondo caso qua viene 1 per meno 1 fa meno 1. E quindi questi sono due piani. Sono messi in maniera tale che passino per P e che il vettore ortogonale al piano fosse ortogonale alla retta. Questo che significa? Che la retta deve stare sul piano. Quindi la retta appartiene a questo piano, appartiene a questo piano. I due piani hanno due vettori ortogonali indipendenti, quindi quando arrivate a intersecare l'intersezione mi dà un'unica retta, e la retta è proprio la retta. Viceversa, se ho la retta data da questo sistema cartesiano, cosa faccio? Mi devo risolvere il sistema in funzione di una delle tre variabili. Cioè, significa che devo scrivere x, per esempio, qua l'abbiamo risolto in funzione di z, x uguale x di z, y uguale y di z, z uguale z. Perché una volta ricavate le altre due in funzione di z, completo il sistema con questa equazione che è un'identità, z uguale z. A questo punto, questo sistema si può vedere come un'uguaglianza vettoriale, x, y, z uguale. E prima cosa metto i termini noti che sono meno 5, meno 1, 0, poi metto z per gli altri coefficienti che stanno davanti a z, nella x e nella z, che sono meno 2, 0, 1. E questa deve essere l'equazione parametrica. Qua è molto più facile. Ho trovato l'equazione parametrica della retta. Però, al di là di come si fa, adesso potete prendere questo esercizio e replicarlo una volta, due volte, 10 volte, quando siete arrivati a 20 volte dovreste averlo capito. Ok? Però quali sono i punti fondamentali? I punti fondamentali è che se voglio descrivere una retta in R3 ho un parametro più il vettore di traslazione, il che significa che le equazioni cartesiane sono due indipendenti. Perché due equazioni a sistema? Perché la retta ha dimensione 1, per scendere da 3 a 1 ci vogliono due equazioni, una di un piano, una di un altro piano, faccio l'intersezione, trovo la retta. I piani non devono essere paralleli, perché se sono paralleli o l'intersezione è vuota o l'intersezione è ancora un piano, quindi in ogni caso non determinano la retta. Quindi che vuol dire? Vuol dire che questi due coefficienti me li devo scegliere indipendenti e poi devo far passare i piani per il punto P. Due ce ne voglio, perché 3 meno 1 fa 2. Mentre in forma parametrica ci vuole un parametro, perché 0 più 1 fa 1. Invece quando avevamo l'equazione di un piano, in forma parametrica ne bastava una, perché 3 meno 1 fa 2. Se io adesso tolgo una di queste equazioni, quella che mi rimane qua è un piano. Ma se volessi descrivere quel piano, come si potrebbe fare? Allora in quel caso non ho la retta, traslazione più movimenti sulla retta, ma avrò un piano
allora mi posso muovere nella direzione di questa retta o di un'altra retta che sta sul piano. Ci vogliono due direzioni indipendenti, perché per generare quel piano, o almeno quello che passa per l'origine parallela a quello, ci vorranno due vettori. Perché due vettori indipendenti? Perché c'è la dimensione 2. Quindi ho una prima, qua c'ho P, qua c'ho doppio, qua c'ho V, devo fare P più lambda V doppio più V, oppure P più lambda V più V, però per ottenere il piano. Quindi è tutto al contrario. In quel caso ho un'equazione cartesiana, ma quando passo in forma parametrica i parametri sono due. Un'equazione cartesiana perché 3 meno 1 fa 2, due parametri perché 0 più 2 fa 2. È chiaro, mo? Non c'è nulla di complicato. Diciamo che in tutto questo discorso ci ha aiutato un attimo il discorso del prodotto scalare, quindi dell'ortogonalità, ci ha aiutato a chiarire certe cose. Ok? Adesso facciamo un paio di esercizi. Allora, cosa abbiamo fatto in R3? Vi ho dato una retta in equazione parametrica. Poi vi ho dato un punto fuori della retta. Sicuramente non sta sulla retta perché tutti i punti che stanno sulla retta la prima coordinata viene 1. Invece quel punto c'è la prima coordinata 6. Quindi abbiamo in R3 abbiamo una retta e un punto fuori di essa. Geometricamente ci deve stare un unico piano che le contiene, che li contiene. Che voi prendete la retta, costo del quadernone, ci girate attorno a tutti i fogli che passano per il quadernone, uno di questi fogli conterrà il punto P. Allora, l'esercizio consiste nel determinare l'equazione cartesiana del piano di greco che contiene la retta. Contiene il punto. Come si fa? Allora, ci sono tanti modi di risolvere questo esercizio. Un primo modo, facile facile, magari come conti forse non è neanche più facile, però come concettualmente è semplice, è: mi sapreste scrivere l'equazione, allora il piano lo chiamiamo pi greco, mi sapreste scrivere l'equazione parametrica di pi greco. Allora io dico che y greco è uguale a 1 1 0 più lambda volte 0 1 2 più v volte, in questo modo vedete voi. Perché dico questo?
I primi ci devono stare perché la retta deve stare sul bianco. Mi basta semplicemente trovare un'altra direzione che stia sul bianco. Qual è un'altra direzione che sta sul bianco? No. No, perché no? Perché se ci metti il punto P, tu per far uscire P qua devi mettere mu uguale a 1, lambda uguale a 0, ma questo qua non lo puoi togliere. Quindi chi ci devo mettere? No, P. Ma P meno questo. Quindi ci devo mettere 5 meno 3. 3. Perché se metto lambda uguale a 0 e mu uguale a 1, 1 più 5 fa 6, 1 meno 3 fa meno 2, 0 più 3 fa 3. Ci siamo fino a qui, cioè questa era la retta R, qua era, chiamiamo il punto della retta, lo chiamo Q. Poi la direzione, la prima direzione la chiamo W. Chi è la seconda direzione? Qua è, questa è P, questa è Q, la seconda direzione è P meno Q. Quando fate le direzioni e ci avete un punto di partenza, dovete sempre sottrarre il punto di partenza. È chiaro o no? Ok. Quindi questo è il piano in forma parametrica. Mo, se voglio fare l'equazione cartesiana, come devo fare? Abbiamo detto, mi devo prendere due vettori ortogonali a questi. Scusate. Un vettore ortogonale a tutti e due. Allora com'è? Il vettore lo chiamo ABC. Allora devo fare B in 2C uguale a 0, perché ABC deve essere ortogonale a questo, quindi 0 per A più 1 per B più 2 per C deve fare 0. E l'altra equazione qual è? 5A. Allora, come si risolve questa equazione? B uguale meno 2C, si sostituisce sotto, viene 5A più 6C più 3C uguale a 0, perché meno 2 per meno 3 fa più 6, quindi ottengo 5A uguale meno 9C, quindi B uguale, quindi lo riscrivo, B uguale 2C, 5A, A uguale meno 9 quinti meno 2 5 meno 9 quinti 5 a uguale meno 9 c b uguale a meno 2 c a meno 2 c. Allora qual è la soluzione? Per esempio una soluzione, ce ne stanno infiniti, perché c adesso lo posso scegliere come mi pare. Qual è? Ecco, c'è un modo più conveniente degli altri di scegliere c, qual è? Scegliere C uguale a meno 5. 5 va bene, ancora meglio se ci metti meno. Per quale motivo? Metto meno 5 al posto di C. C B quando viene? A quando viene? 9. No. Se scelgo C diverso più piccolo, allora sicuramente i numeri mi vengono frazionari e sicuramente è peggio. Se scelgo C uguale a 10, o almeno 10, e moltiplico tutto inutilmente per 2 e ottengo numeri più grossi se non mi piace. Quindi 9, 10 meno 5 va bene. Andiamo a vedere. 9 più 10 meno 10 fa 0. Scusate, 0 più 10 meno 10 fa 0. 9 per 5, 45 meno 30 meno 15 fa 0. Allora, qual è l'equazione? L'equazione è 9x più 10x meno 5z uguale a quanto? Quale deve essere uguale?
Io dico che deve fare il giorno. E quando abbiamo fatto questo, stiamo determinando non il piano di greco, ma il piano, se ci metto 0, mettiamo il piano passante per l'origine. Ma io che cosa so? Che il piano deve passare per? Il P ci deve passare. Allora se ci metto 6, 6 per 9 54, meno 2 per 10 fa 20, 3 per meno 5 fa meno 15, 54 meno 20 fa 34, meno 15 deve fare 18. Allora andiamo a vedere come si fa a controllare. Si mettono le coordinate di P là dentro e si vede se funziona. Vabbè, ce l'abbiamo messa apposta, se non abbiamo sbagliato funziona. Adesso ci si mettono le coordinate di 1, 1, 0 e bisogna che, che l'equazione funzioni. 1, 1, 0, 9 più 10 più 0 fa 19, questo è troppo. Adesso ci metto le coordinate 0, 1, 2, 0 più 10 meno 10 e fa 0, cioè funziona ma non con questa equazione, con quella omogenea, perché la direzione della retta deve stare sul piano, il che vuol dire che deve essere ortogonale a questo vettore qua. Quindi quando vado a mettere al posto di la direzione della retta, vado a mettere al posto delle coordinate x, y, z, deve soddisfare non quell'equazione ma quella omogenea. Fine. Questo è un modo. Ok? Ne possiamo fare un altro. Inventatevi qualche altro modo. Allora prendete questo stesso esercizio, inventatevi qualche altro modo. L'importante è che il modo corrisponda a un ragionamento. Poi ovviamente avete i dati, potete controllare. Adesso avete la retta R uguale 2, 1, meno 1 più lambda volte 1, meno 1, 1. Adesso dovete prendere P ortogonale a R, P greco passante per 1, 1, questo è facilissimo, cioè si scrive in 2 secondi. Il piano è x più x meno 3z uguale. Perché? Allora, π ortogonale a R, che significa? Che deve essere ortogonale a questa direzione qua. Questo è una punta, è soltanto un punto che mi sposta la retta in su e in giù, la direzione rimane sempre la stessa. Ortogonale a quella direzione significa che quel vettore 1, scusate, ho sbagliato qua, 1 meno 1 1, meno 3 è giusto, cioè invece di prendere questo come vettore ortogonale ho preso questo 1, meno 1, 1 deve essere il vettore ortogonale a piano, il vettore ortogonale a piano è ABC, quindi abbiamo x meno y più 0, ma io so che passa per questo punto qua, quindi se ci metto 1 per 1 meno 1
per u, meno, meno 1 più 0, cioè meno 3, sostituisco, viene 1 meno 1 meno 3 che fa meno 3, e in questo modo passa per 1 1 1 meno 3, quindi il piano è giusto. Chiaro? Quindi basta ragionare, poi ovviamente chiaramente quando uno va a fare il conto esplicitamente può sbagliare, ma se uno controlla poi il ragionamento si corregge. Allora, facciamo un esempio, troviamo dei punti che stanno su questo piano, trovate due punti qualsiasi, ditemi le prime due coordinate, mi ricavo la testa a caso, la x mettiamo 10, la y quando ci mettiamo 7, allora 10 meno 7 fa 6, se a z ci metto meno 6 siamo sul piano, questo è un punto del piano, no? 10 meno 7 meno 6 fa 3. Prendiamo un altro, coordinate grosse, sono 23, la x ci mettiamo 15, 23 meno 15 fa 8, per far uscire meno 3 ci devo mettere meno 1. Adesso questi sono, vi ricordate come era fatto il piano? Doveva essere ortogonale alla retta R, questi angoli sono tutti R, ok? Questa era R, questa era P. Adesso cosa ho preso? Ho preso due punti qualunque, P e Q sul piano. Adesso facciamo U meno P. Quanto fa U meno P? 13 8 meno 5, giusto? Questo è un vettore, questo qua. La direzione di R la chiamiamo W. Secondo voi come sono due W? Ma manco per niente. Allora, V sta sul piano, se prendo il parallelo, allora sono perpendicolare, perché questo sta sul piano, se sta sul piano deve essere perpendicolare alla resa. Questo non è altro, se vi ricordate, se l'avete fatto, l'esperimento deve essere perpendicolare, qualunque vettore che sta sul piano qua è perpendicolare. Possiamo controllare? Facciamo tutto scalare. 13 e 1, meno 8, meno 5. Fa? Cambiate, cioè non siete convinti, cambiate uno di questi quadri. Dettatemi voi le... Quale ci vogliamo? 1. Poi 7 meno 3, quindi 1 più 3 fa 4, per arrivare a meno 3 ci vuole meno 7. Adesso faccio la differenza, faccio al contrario perché mi piace di più, 9 10 1, se no facevo al contrario, intanto il prodotto scala fa sempre defa 0, quindi ho l'opposto. Allora 9 meno 10 più, lo vedete? Hai preso due punti su quel piano, fa la differenza, deve essere sempre tutto con la direzione. Non c'è possibilità che accada diversamente.
E qua ci possiamo sbizzarrire come ci pare. Ok? Quindi per esempio possiamo fare posso prendere un piano, un punto, una retta per questo punto, quante ce ne stanno? Parallele a questo piano, quante ce ne stanno? Tante, perché vedete il piano parallelo, cioè alzate questo piano, passerà per questo punto, uno, e tutte le rette che stanno qua sopra sono tutte parallele a questo piano qua. E tra queste tutte rette prendete quelle ortogonali a un altro piano. Allora, quindi prendiamo per esempio il piano 3x più 2y meno z uguale 1. Questo è pi greco. Allora sia R la rete per 1 meno 3 più 4. Allora mettiamo sigma un altro piano che è 2x meno 5x più 0 uguale 3. Allora R la dovete prendere parallela a pi greco e R ortogonale a sigma. Ok? Fate degli esercizi e poi mi dite. Ok? Poi la retta è che sia parallela a pi greco, ortogonale a sigma e passi per questo punto.